Terra amara, spoiler Turchia, Muigan teme che i genitori non partecipino alle sue nozze. Le prossime puntate di Terra amara vedranno protagonista Muigan, intenta a organizzare il suo matrimonio con Yilmaz. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la felicità della dottoressa non sarà totale. Visto che la futura signora Akaya penserà con rammarico alle liti con i suoi genitori e temerà che nessuno dei due si presenti al suo matrimonio. Yilmaz, vedendo la fidanzata infelice, cercherà di prendere in mano la situazione. Ma il suo tentativo di convincere i futuri suoceri a partecipare alle nozze assumerà dei toni minacciosi. Proseguono le anticipazioni di Terra Amara. Seguendo la trama della soap turca, Yilmaz impedirà a Muigan di lasciare il paese e la convincerà ad accettare la sua proposta di matrimonio. I genitori di Muigan però confermeranno il loro disappunto per la scelta della figlia. Bezzat e Sevil non vedranno di buon occhio Yilmaz sia per il suo passato da galeotto che per la sua lotta continua con Demir. Rimasta senza alcun supporto a organizzare il suo matrimonio, Muigan sarà molto triste perché, considerando gli ultimi avvenimenti, maturerà la consapevolezza che né il padre né la madre le saranno nel giorno delle sue nozze. Nonostante ciò, la dottoressa cercherà di riappacificarsi con la madre, ma Sevil non accetterà di parlarle al telefono, nel tentativo di non ricevere l'invito alle nozze. In considerazione di ciò e cercando di supportare la futura moglie, Yilmaz proverà a trovare una soluzione. Akaya telefonerà a Bezzat, chiedendogli di prendere parte al matrimonio della figlia. Ma quando il medico rimanderà al mittente l'invito, sottolineando di non accettarlo come genero, i toni si inaspriranno. Yilmaz alzerà la voce e dirà al suocero di presentarsi al matrimonio con tanto di regalo in caso contrario se la vedrà direttamente con lui. Bezzat percepirà come un minaccia la richiesta di Yilmaz, cosa che andrà a confermare a sua idea di uomo violento. Oltre a dover convincere i futuri suoceri, Yilmaz dovrà vedersela ancora con Demir, il quale si dirà disposto a riappacificarsi con lui in cambio della vendita di tutte le azioni della società fondata con Cengavere che quest'ultimo gli ha venduto. Dapprima Akaya rifiuterà, ma poi su consiglio di Feke li accetterà. Yilmaz però chiederà a Demir il triplo del denaro per le azioni, con il chiaro intento di mettere in difficoltà il suo nemico. Per capire a quali risvolti porteranno le scelte di Yilmaz non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra Amara. Pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu meretate printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să...